Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Obsidian Prince, gioco molto interessante in voxel, ed è un gioco che uno sviluppatore ha insistito per mandarmi dopo aver visto che avevo fatto il video su Dice Legacy. Mi ha scritto e mi ha detto: visto che hai fatto quello, però guarda, noi abbiamo fatto questo un po' diverso, però è altrettanto bello. Da quello che ho visto sembra davvero carino, lo cominciamo dall'inizio, facciamo anche il tutorial in modo da impararlo, perché tutto non l'ho ancora visto. Ho visto l'inizio e mi è sembrato davvero molto promettente. Ci ritroviamo in questa locanda, il gioco è in inglese e tra l'altro vorrei fare anche un piccolo appunto. Lo leggerò con calma in modo che chi mi accusa che quando leggo in inglese non si capisce mai niente almeno si riesca a capire, insomma. Comunque il gioco costa 12,49€ su Steam, ve lo dico così come info. Benvenuto alla mia locanda. Sembra il tipo di persona che ama andare sulle avventure ma non sa come? Io posso dirgli sì oppure dirgli no e saltare il tutorial. No, va bene. Sì, ti aiuterò con una introduzione, sempre giocando sul discorso in, che vuol dire locanda, insomma, ostello, insomma, con una introduzione permettendoti di aiutarmi con una piccolissima infestazione di ratti infestation, anche qui il gioco di parole, che ho come inconveniente nella mia cantina. Va bene? Fantastico. Ah, e mentre sei laggiù, potresti investigare a che cosa è successo agli altri avventurieri che ho mandato laggiù per ispezionare il problema? Va bene, andiamo. Il gioco riprende diversi generi, mi ha ricordato per alcuni aspetti anche roguelike classico, che può essere un Darkest Dungeon, anche se fondamentalmente è molto diverso. Ci si muove con cliccando col mouse, ma la visuale la si muove col tasto destro del mouse o con WASD. Adesso vi spiego. Praticamente ci ritroviamo qua i ratti, noi possiamo muoverci nelle caselle blu, quindi io mi muovo qui. Adesso abbiamo i ratti che abbiamo addosso, quindi qua sotto abbiamo delle abilità. Le abilità le possiamo usare ad un costo di energia, l'energia è qua sotto. Non scegliendo alcuna abilità, ma attaccando normalmente, andiamo a recuperare energia, quindi dobbiamo gestirci questa cosa. Passando il mouse sopra si può vedere che cosa fa. Allora, io decido di attaccarlo normalmente perché ho 5 punti, vedete che se lancio questa, non, questa è la carica. Il guerriero corre attraverso il nemico e lo colpisce, si applica un blocco e spinge tutti indietro, insomma. Questo è il round strike, il colpo circolare che colpisce tutti i nemici intorno. Questo è il rapier, quindi colpisce e fa un passo indietro. E questo è il chakram, lancia il chakram a un avversario e lo prende quando torna indietro. No, facciamo un attacco normalissimo. Vedete che l'ho attaccato, l'ho ucciso. Gli altri ratti intanto si sono mossi. Quando il cursore diventa una freccia, puoi fare un attacco di movimento. Questo ti permette di attaccare senza prendere danno. Quindi praticamente noi facendo il passo qua andremo ad attaccare qualcuno. Vediamo un po'. Posso fare la mossa qui e attaccare lui intanto, quindi vedete che lo attacca. Ok, sto caricando la mia energia come se non ci fossero domani. Calcolate che io ho già fatto questa scena una volta e il combattimento è andato completamente diverso. Quindi proviamo la carica di qua. Ok. E adesso abbiamo completato la stanza, abbiamo preso un arco e delle monete, l'arco fa 8 punti fisici. Questo gioco qui andrebbe bene anche in live, io lo dico sempre, ma poi vi domanderete perché non lo fai mai, perché non commenta mai nessuno sotto i video. Allora, qua abbiamo la mappa, lo Swirling Portal è il luogo dove noi iniziamo, possiamo cliccare la stanza da esplorare. Non puoi tornare indietro alle stanze che hai già visitato, quindi si deve pianificare con attenzione. Clicca sul backpack per vedere l'equipaggiamento, quindi clicchiamo sul backpack e possiamo vedere che cosa stiamo equipaggiando. Clicca su un item per equipaggiarlo, cliccalo ancora per disequipaggiarlo. Allora, cambiando arma avrai altre armi, abilità, quindi è tutto legato all'arma che usiamo.
Se vuoi equipaggiare un'arma sul secondo slot delle armi, disequipaggia la prima, quella che stai usando attualmente. Onestamente, ma scusa, tac, io metto questa e poi metto questa. Ok, e questo è il chakram, ok. Beh, il bambù chakram, infatti avevamo l'abilità. Va bene, dai, cambiamo questo, tolgo il chakram che non me ne faccio niente. Qua abbiamo altre cose che sono le chiavi. Questo è quante chiavi tu possiedi, puoi usarle per aprire forzieri o porte. Questo sono i lockpick per poi scassinare e questa è la boss key. Mi ricorda molto Zelda questo perché c'era la chiave in Link's Awakening. Stanza inesplorata, probabilmente pericolosa. Ci andiamo subito. La grafica a me piace molto. Tra l'altro, ok. Ora si introduce una nuova meccanica. Le Inspiration Cards. Applicano temporaneamente dei cambiamenti che sono attivati in modo passivo. L'eroe pesca una nuova carta di ispirazione quando livella, quindi sale di livello. Qui quando viene attivata e qua sotto l'effetto, quindi possiamo sceglierne una. Allora, cleave, questo sul attacco base, sull'uccisione, più 5 danni. Ah, su, ok. Questo invece fa più un danno e questo è il bash, stunna il nemico. Il problema è questo. Ah, la posso giocare. Ah, ok. Questo le ho già allora. Ah, use the jump skill, ok. Qua vedete che ho l'abilità nuova. No, dov'è che è questa? Shot bow. Ok, ci possiamo muovere, facciamo un passettino di qua in modo da... Ok, così lasciarli incolonnati. Però possiamo fare queste. Posso usarla? Sì. Do il colpo. No, clicco col destro e rinuncio. Qua vorrei fare il colpo circolare e colpisco anche il nemico lì nascosto dietro, quindi voglio provarci. Ok. Devo capire qua come funziona. Comunque, vabbè, io intanto attacco. Vediamo se faccio la mossa qui. No. L'attacco lì. Ok, l'ho ucciso. No, perché qua non capisco come funzioni. Comunque, vabbè, io intanto lo attacco. Ok, abbiamo finito anche la seconda stanza. Ok, allora, questa è una meccanica molto semplice perché di fronte a noi, andando a nord, abbiamo la chiave, probabilmente, del boss e sulla sinistra abbiamo il boss direttamente, quindi andiamo a prenderci la chiave uccidendo questi altri ratti. Dobbiamo anche trovare dove sono finiti gli altri, vabbè. Passa il mouse su un nemico per vedere le sue zone di attacco. Premi tab per vedere tutte le zone di attacco dei nemici. Quindi vedete che questa è la zona. Passandoci sopra vediamo la zona. Posso attaccare? Sì. Quindi decido di attaccare da distanza. Devo ancora capire questa cosa delle carte. Sono tutte cose passive. Però io qua ho altre carte che devo capire come fare a prendere. Devo trascinarle? No. Vabbè, attacco a distanza, attacco questo. Ok. Ma in realtà non mi consuma nessuna abilità questo, quindi io continuo così. Ah, mi ha dato altre carte. E quindi uccidendo un nemico faccio danni a qualcuno vicino. Adesso no, adesso voglio fare l'attacco, ho accumulato un po' di punti. Voglio fare la carica. Ok. Dobbiamo... Ah, mannaggia. Devo fare... Mi serviva l'abilità around. Faccio un salto e faccio danno a quello lì. Ok, ottimo. Adesso posso fare l'attacco around. Ok. La mia armatura si è rotta. Va bene. Posso? Ok. Ho recuperato una pozione della rigenerazione minore che cura 1 per 10 turni, quindi 10 punti vita. Livelliamo e possiamo aumentare un'abilità.
Allora, praticamente l'energy, andiamo a vederle tutte così ci facciamo un'idea. L'agilità diventa abile a muoversi più velocemente e facilmente, impara come fare critico e come colpire intorno, fare il colpo, diciamo, quello circolare intorno. L'armatura impara come indossare armature e applicare delle spine e degli teschi sopra di essa. Sarà capace di prendere colpi più forti senza, diciamo, essere spostato. Questa è la battery e come stipare più energia nel suo corpo. Ok. La carica, genererai più facilmente energia nella mischia. Ok, intelligenza. Impara come il tuo pensare avanti e fare danno massivo. Ma non so, desperi, beh, water. Tutte dicono di trovare la gemma. In pratica qua dice rilascia la furia dell'acqua come una sirena. Vabbè, disperazione. La vera disperazione può emergere forte dopo che il caos si insidia. Il fuoco. Lo prenderei il fuoco se si può, giusto perché voglio vedere cambiare tutto. Allora, cosa mettiamo nel mazzo? Spara frecce multiple, mi piace. Bene, abbiamo la chiave, abbiamo un grimaldello, non abbiamo granché d'altro. Abbiamo delle pozioni, non so se mi sono effettivamente curato. No, un punto vita ho perso solo. Però l'armatura si è rotta, ricordiamolo questo. Vado lì. Backstory cards. Ah, ok, delle carte ancora. Come le carte di ispirazioni sono in un mazzo. Ogni nuova stanza peschi 5 carte e ne scegli 3 da tenere. Dopo i grandi eventi prenderai una nuova carta. Sostituiscono sempre la vecchia carta. Ok. Questa è una carta di backstory. Devo selezionarne 3. Allora, c'è Ignition. Set charge path on fire. Boh. Scavo un percorso per il nemico pieno di fuoco. Guadagno 2 di energia che mi possono servire. E il round strike mi costa 2 meno di energia. Va bene. Quindi tecnicamente dovrebbe costarmi molto meno. Costa 1 di energia anziché 3 il round. Ok. Lui. Help. Ah, ok. Li ha rapito il tizio. Ce n'è uno solo, però. Vediamo un po'. Posso attaccarlo con una serie di frecce, ma non posso. Devo fare un passo avanti. Ah, mi manda avanti il suo coso. Devo stare lontano, quindi fare la tattica di. Ok, posso attaccarlo da qui? Sì, penso di sì. No. Perché si sta diventando tutto infuocato? Posso adesso? Sì. No. Wanna die. Vabbè, niente, ci muoviamo ancora, ci avanziamo. Ah, si muove anche lui allora. Dai, spara. Però non ha fatto questo attacco multiplo di frecce. Non posso più farlo, sì. Ah, ok, l'ho completata. L'ho completata. Ah, ho un set minore, un kit minore di armatura. Che mi fa guadagnare 7 di armatura. Quindi in sintesi l'armatura è una sorta di indicatore. Un complete. Va bene.
Non ho capito bene come è morto il boss, però ben fatto, avventuriero. Sono piuttosto contento di che tutti quei pessimi, quei brutti ratti se ne siano andati. Ora tutto il mio formaggio è salvo e tu hai salvato quegli apprendisti avventurieri. Yeah. Uno di loro si è offerto volontario per aiutarti. No. Vediamo. Vabbè, praticamente l'innkeeper, quindi l'oste, vuole che tu alleni la tua nuova recluta. Vai avanti e premi il manage button. Ok. Cioè, posso allenarne fino a 3 con i Pokémon. Ne ho una recluta, sì. Clicca per allenarlo. Questo è Rabbit Gothy. Cos'è? Baffo di coniglio? Una roba del genere. Vabbè, lo scelgo. Lui è... lui ha queste carte, quindi determina una sorta di personalità. In buona salute, cura di 2, lui ha 2 di energia in più e poi ha questo, dove a random compare del fuoco. Ah, vuol dire che era lui che faceva il fuoco. Vabbè, seleziona l'allenamento. In. Stay inside. Stai all'interno e... Shova, non lo so, penso i clienti rudi fuori dalla porta. Rilassati con una birra, con quando tutti se ne sono andati e... Ok. Praticamente col tasto destro, vabbè, niente, dai, la selezioniamo. Si sta allenando. Ok, sì, non è una spiegazione, diciamo, dell'addestramento, però... E poi potremo scegliere la sua classe, ok. Ben fatto. Ora avremo eventualmente bisogno di costruire una facility, una praticamente un luogo dove addestrare le varie classi. Interessante, non sapevo di questa fase così gestionale. Dovresti esplorare un poco. Forse trovare qualche... diciamo materiale per edifici. Parla alla guardia, dovrebbe avere importanti informazioni per te. Eccola lì. Attenzione fuori da qui, i banditi stanno tendendo un'imboscata. Non sono spaventato dai banditi. Ok, quindi praticamente possiamo andare a farci l'imboscata con l'Adventurer Bob. Ah, possiamo andarci con l'Adventurer Bob? Ah, qua ci sono le nostre carte. Ah, ok. Quindi andiamo con l'Avventuriere Bob. Piccolino il dungeon, quindi non è nulla di che. Dusty Peak. Il picco polveroso. Se più di un nemico prende danno in questo turno, aggiungi 0, aggiungi 0-1. 2 di vita, 2 di energia, 2 di energia. Mi prendo dei bonus così. Vediamo se posso fargli danno. No, devo fare un passo. Mi hanno tirato l'acqua con un cino. Attacco circolare. Attacco circolare ancora. Ok. E mo'... passo il turno e aspetto che arrivino in modo da poterli attaccare. Aspetto ancora, perché potrei anche saltare, però cavoli, ma diminuisco il... No, ok, attacca. Eccola lì l'abilità che avevo preso prima, quello dell'attacco multiplo di frecce. Non me l'aveva fatto col boss, no, me l'aveva fatto ma non l'avevo visto. Perfetto, non abbiamo abbastanza abilità per farlo, quindi io indietreggio in modo che li lascio avvicinare. Faccio un passo qui. Ok, quindi adesso dovrei riuscire a colpirlo. Ok, e adesso vediamo se riesco ad attaccarlo così. Perfetto,
Abbiamo fatto esperienza, ma non abbiamo lottato niente. Già fatto. 4 kill, 12 turni, danni presi 4, ed out. Ok. Quindi abbiamo scoperto che spettacolo, si esplora tutta la mappa così. Quindi praticamente dice che qui, andando a... ha preso questa cosa, guadagna 20 glod, che saranno gold. Va bene, pocket change. Sì, 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 ma va bene. Che dobbiamo fare qua? Sì, sì. Ok, abbiamo liberato questa zona. E qua possiamo costruire. Ah, Armorsmith, Daggersmith, Flay, Restaurant, Magic Converter, Trap Maker. C'è un sacco di roba, eh? Quindi quello che fa l'armatura, quello che fa le daghe, quello che fa gli scudi, lo scriba. Non ci possiamo permettere niente di tutto questo, perché ci serve un botto di glod. Però possiamo costruire anche l'interno della città. Ah sì, qua possiamo fare le barracks, quindi la caserma. L'archery, chakra maker, quello che fa i chakram, quello che fa le spade, l'alchimista, la palestra. Il convertitore di ore. Longbow maker. Cavoli, interessante. Alchimista, sì, queste sono le stesse cose che si possono fare. Beh, devo cliccare qua. Bene. Non so cosa devo fare io adesso, onestamente, perché... qua vedete che mi dà due monete e qua me ne dà una. Quindi probabilmente qua costeranno meno. Vabbè, no, non credo. Comunque ci sono due quest. Ce n'è una qui. Questo piccolo bandito... rifugio di banditi è circondato dalle pietre. Forse potresti prenderne qualcuna. Vabbè, mandiamo sempre il nostro eroe, perché non abbiamo altro al momento. Quando poi avremo addestrato il nostro successore, useremo lui. È veramente figo il gioco, eh? Cioè, sono tutti così gli indie. Ultimamente ne sto scoprendo di interessanti. Allora, 2 di energia, no, Iron Strike costa 2 meno, Iron Strike sì. Questa salsiccia con la corona? Sì. E vediamo, perché c'è questa cosa che mi tira il percorso, diciamo, di fuoco, ma voglio capire adesso se mi fa la freccia multipla, no, me la fa solo ogni tanto. Aia! E adesso sì, sto iniziando a dar fuoco a tutto, quindi... oh no, my armor! Vabbè. Aia! Non posso colpire quello dietro. Ok. Aia! Facciamo, giochiamo al ciapanò. Fammi un po' una carica. L'ho giocata male perché mi sono finito davanti. Però... potrei finirlo così. Sì, sto stendendo io proprio il fuoco su tutta la zona. Mi stai facendo male? Non esce la freccia, quindi non posso pensare di attaccarlo. Bene. Andata bene, abbiamo preso dei materiali. Ok. Abbiamo trovato gli schemi per il barracks, 6 di pietra e 21 glod, gold. Perfetto, quindi possiamo costruire i barracks adesso in città, credo. Barracks, abbiamo tutto quello che serve, no, ci manca il legname. Quindi bisogna andare avanti e trovare il legname. Campo dei banditi, adesso non stiamo neanche qua a leggere, mi prendo il mio omino e andiamo a prenderci anche il legname. Così costruiremo i barracks, la barracks, insomma la caserma, come si definisce, se no poi dite che devo parlare italiano. fai più danno e cura di 4, ok. Perché la vita è qua. E qua abbiamo le pozioni, sì, cosa che non avevo proprio minimamente guardato. In questo caso abbiamo lo stun. Quindi se facciamo il bash, run strike, stunniamo il nemico. Vediamo se riesco a farlo così.
Ah, hai lasciato i ratti. Adesso facciamo il bash. Questo. Ah, l'Arrow Storm ce l'avevo adesso. Vabbè, lo faccio adesso, va. Se ce la faccio, attacco lui e vediamo se mi fa tutto il giro di frecce. No, il gran. Le palle. Attacco, faccio l'attacco così e me ne vado. Sono circondato. Non posso ancora fare quello che vorrei. Devo aspettare un turno. Però ho fatto un attacco doppio. Quindi adesso faccio questo. Ok, molto bene. E direi che abbiamo completato. Siamo saliti anche di livello. Aumento la vita. Posso sceglierne altre. Questa che è 10 di armatura. Andiamo avanti, che questo è un dungeon un pochino più grosso dell'altro, quindi bisogna. Bello, cioè l'ambientazione è molto bella, mi piace molto. Ripristina 4 d'armatura. Fai più 1 al danno e segna e metti fuoco sul terreno. Voglio andare verso quello lì che è un po' più isolato, almeno mi guadagno qualche punto. Ok, poi voglio andare in mezzo a tutta sta gente. Ok, faccio l'attacco girato. Aia. Strike e fai un salto indietro. Ok, e adesso attacca normalmente. Molto bravo. Fai un attacco normale, perfetto. E adesso colpiscilo con la freccia. Molto bene. Ho raccolto una mano. Ok, andiamo a prendere il tesoro. Più un danno, due di energia e il round strike costa meno. Adesso vediamo se riesco a spianare prima quello e poi mi faccio circondare da tutti gli altri. Quindi round strike. Ok, adesso vado di là, faccio l'attacco. Devo prendere anche una pozione, mi sa, perché tra poco sono messo male. Ok, dai, proviamo. Mi costa anche meno questa abilità, quindi dovrei riuscire a farla più volte. Eh sì, e adesso direi che è praticamente fatta. Abbiamo il tesoro. Abbiamo chiavi? No, però abbiamo il grimaldello, quindi proviamo anche la meccanica del grimaldello. All'interno troviamo. Cos'è? Un cucumber, un cocome, no? Un cetaiolo. Credo. Bene, abbiamo completato anche questa cosa. Abbiamo trovato del legname, uno schema per fare l'edificio per l'arciere. Puoi cambiare la difficoltà quando sei nella vista generale della campagna, dentro il menu principale. Quando senti che hai, diciamo, padroneggiato le meccaniche di Obsidian Prince e sei più a tuo agio col gioco, ti raccomandiamo di giocare alla difficoltà veterano. La Endless Mode è sempre giocata in Veteran Difficulty. Adesso possiamo costruire l'edificio, allora. Possiamo fare l'Archery Range o il Barracks. Io faccio le Barracks. Allora, con questo, le reclute imparano velocemente e dopo 3 giorni che hanno imparato abbastanza, possono scegliere la loro classe. È una buona idea guardare attraverso le loro backstory prima di fare quella scelta. Ah, ok. Sì, è vero, dovrei guardare lui. Vedete che ha questa pelle dura, no, pelle. Sì, tick, penso. Quindi posso scegliere la classe e lui può fare il warrior e basta. Credo le altre poi si sbloccheranno in futuro. Quindi lui è un warrior e adesso si sta sviluppando le sue prime abilità. Quindi ci sarà un po' da aspettare. Intanto abbiamo costruito anche questo edificio. Scusate, ma. Ah, questo è. Training. Ma è la locanda?
La stessa roba? No, è solo un bonus allora. Ok, perché qua vediamo tutto quello che abbiamo in inventario, qua vediamo il training e qua vediamo l'elenco degli eroi. Va bene ragazzi, allora Obsidian Prince era questo, è un gioco davvero davvero molto 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 interessante. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.